Allora, buongiorno, grazie a tutti per essere intervenuti questa mattina. Sono molto contenta di vedervi numerosi. Allora, parte oggi il laboratorio dal basso, paesaggi creativi, promosso dall'Associazione Culturale Le Pulci di Procuste, realizzato con il contributo dei laboratori dal basso, azione della Regione Puglia cofinanziata dall'Unione Europea. Prima di entrare nel merito del laboratorio, sì, posso, grazie. Vi presenterò brevemente l'associazione Le Pulci di Procuste che questa mattina rappresento. La nostra associazione ha come obiettivo quello di creare un modello di crescita alternativo fondato sulla condivisione, la sostenibilità e la tutela dell'ambiente. Propone infatti interventi per preservare e valorizzare un'idea di paesaggio, nonché di patrimonio naturale e culturale attraverso il rispetto dell'etica della responsabilità. Abbiamo scelto proprio questa struttura che oggi ci ospita come contenitore che incarna le idee dell'associazione stessa, un luogo dinamico in continua evoluzione in cui si può amalgamare uno sviluppo sostenibile con la tutela dei beni, del bene comune e della partecipazione attiva. È proprio la volontà di creare un legame tra ambiente, arte e paesaggio e imprenditorialità che nasce la volontà di creare questo laboratorio dal basso, appunto paesaggi creativi. Obiettivo dell'iniziativa è quello di attivare adeguati processi di consapevolezza del patrimonio, di promuovere la valorizzazione delle risorse culturali, marcando il ruolo degli itinerari come strumento di sviluppo locale. Paesaggi Creativi vuole essere un laboratorio delocalizzato, proprio perché si svilupperà in diverse aree. Noi saremo attivi dal 13 al 28 tra Brindisi e Lecce, coprendo diversi luoghi. Il paesaggio, il laboratorio, quindi, vuole essere un laboratorio dinamico, altamente formativo e pratico, che intende sottolineare l'importanza delle diverse esperienze territoriali che insistono sul territorio, destinando sia ore di attività sul campo che ad itinerari. Detto questo, vi dico che il laboratorio si svilupperà in tre moduli didattici. Oggi abbiamo il primo modulo. Nel primo modulo, un attimo solo che leggo il titolo, il modulo primo si chiama Dalla conoscenza del paesaggio alla valorizzazione del territorio e interverranno la dottoressa Katia Rizzello che ha conseguito il dottorato in geografia e si occupa appunto di politiche di sviluppo territoriale e sviluppo turistico e la dottoressa Ruppi, laureata in beni culturali, esperta di paesaggio che collabora attivamente con vari enti. Con vari enti nella valorizzazione delle aree culturali. Quindi, prima di passare la parola al dottor Centrone, faccio dei ringraziamenti e ringrazio tutti i partner che ci hanno aiutato poi a realizzare questo laboratorio e sono appunto l'Unione dei Comuni del Nord Salento, i comuni di Campi, Trepuzzi e in particolar modo Squinzano che ci ha sostenuto con un importante contributo. L'Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, la Masseria Didattica Piutri, Società Helicon Arte SCN, il Circolo Culturale Ghetonia, la Fondazione Le Costantine, l'Associazione Internazionale The Ways of Jerusalem, l'Associazione Culturale Carpignana, l'Associazione Wave Trotter, la Proloco Martano e la Cooperativa Nuova Generazione di Martano. Detto questo, io inviterei il dottor Centrone a parlarci dei laboratori. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Io sono Domenico Centrone, sono uno dei referenti dell'iniziativa Laboratori dal Basso, che è per l'appunto l'iniziativa dell'Arti e della Regione Puglia, in particolare del programma Bollenti Spiriti, che ha permesso per l'appunto la realizzazione di questo laboratorio. Questo laboratorio, così come tanti altri che sono attualmente in corso su vari settori, diciamo, li trovate tutti elencati sul nostro sito. Brevemente due parole su quella che è l'iniziativa Laboratori dal Basso. Diciamo che l'essenza dell'iniziativa sta nel suo stesso nome, quindi sono dei laboratori dal basso in cui le giovani realtà pugliesi, quindi associazioni e microimprese,
hanno la possibilità di accrescere le proprie competenze, competenze di natura manageriale e imprenditoriale, invitando, decidendo i temi da affrontare, invitando quelli che secondo loro sono i migliori esperti per rispondere alle proprie esigenze di apprendimento e definendo anche quelle che sono le modalità formative. Quindi attraverso i laboratori dal basso praticamente la palla viene passata, trasferita in mano per l'appunto ai giovani pugliesi che hanno per l'appunto la possibilità di decidere cosa imparare, da chi imparare e come impararlo. L'iniziativa si declina in tre azioni: ci sono i laboratori, che sono per l'appunto dei percorsi di apprendimento più o meno strutturati, che possono durare fino a 100 ore, quindi quello a cui voi state partecipando, che inizia oggi, è per l'appunto un laboratorio. Poi ci sono le testimonianze, che sono degli incontri brevi, quindi con relatori che abbiano fatto qualcosa di rilevante nel campo dell'innovazione o dell'imprenditoria, quindi vengono qui in Puglia, nel nostro territorio, a raccontare la propria esperienza da imprenditori o da innovatori. E la terza iniziativa è l'iniziativa di mentoring, in cui si affianca a una giovane associazione o microimpresa una figura senior, quindi qualcuno che abbia già maturato dell'esperienza e che quindi possa mettere a beneficio, possa donare a beneficio della giovane realtà la propria esperienza, possa donare le proprie conoscenze, la propria rete di relazioni. Tutte e tre le iniziative sono attualmente aperte, quindi gli avvisi sono attualmente aperti, è possibile quindi presentare le proprie manifestazioni di interesse. In particolare per laboratori la deadline è abbastanza ravvicinata, quindi avete tempo, circa ancora una quindicina di giorni, per inviare la vostra proposta di laboratori, in particolare entro il 27 di giugno l'ultima scadenza, e poi i laboratori saranno realizzati a partire da settembre fino al 30 di novembre. Stesso discorso per testimonianze, e invece mentoring la scadenza di mentoring è prevista per il 31 gennaio 2015. Io vi invito naturalmente a tenere monitorati i nostri canali, quindi siamo presenti su Facebook, la nostra pagina Facebook Laboratori dal Basso, oppure il sito laboratoriodalbasso.it, per essere aggiornati su tutti quelli che sono i laboratori o le testimonianze che sono dislocate su tutto il territorio pugliese, in vari settori. Tutti i laboratori sono aperti e fruibili gratuitamente da chiunque. Quindi potete frequentarli e potete seguirli anche in streaming, qualora magari il laboratorio si tenga da tutt'altra parte rispetto alla vostra area, alla vostra zona. E quindi nulla che dirvi: se avete bisogno di informazioni potete contattare noi dello staff, i riferimenti li trovate tutti sul sito. E niente, io vi auguro un buon laboratorio e ringrazio naturalmente i proponenti, perché alla fine sono loro gli artefici di tutto questo percorso di apprendimento, e naturalmente i docenti per aver accettato l'invito dei ragazzi e per essere qui oggi con noi. Buon laboratorio e grazie. Allora invito la dottoressa Rizzello. Salve, buongiorno a tutti. Il microfono è obbligatorio? Obbligatorio, ok. Va bene, allora iniziamo subito la presentazione, perché è abbastanza lunga. Io l'avevo modulata su 3 ore, quindi ora dobbiamo accorciare un pochino i tempi. E dunque, il tema del mio intervento è territorio d'Europa, opportunità di uno sviluppo sostenibile. In realtà nel mio intervento mi concentrerò soprattutto sul tema dell'Europa. Quindi vedremo nel dettaglio che cos'è l'Europa e come funziona, e soprattutto quali sono le influenze che l'Europa ha sulla nostra vita quotidiana, perché tante volte l'Europa viene vista come un ente molto lontano da noi, ma se siamo qui oggi appunto perché c'è un finanziamento europeo che ci permette di essere riuniti oggi in questa sala. Quindi vedremo che cos'è l'Europa, andremo velocissimi su come si è formata, quali sono i principali punti, le milestone della formazione dell'Europa, e soprattutto ci fermeremo su che cos'è la politica regionale, e perché noi, essendo una regione in ritardo di sviluppo da sempre, abbiamo sempre avuto una politica regionale che si dedicasse a noi.
e vedremo come questo ha agito nel tempo, dall'inizio della sua storia, quando era una politica regionale di tipo nazionale, fino a quando è diventata una politica regionale di natura europea, di dimensione europea. Quindi vedremo come funziona, quali sono i principali fondi strutturali, se funziona veramente, e vedremo la nuova programmazione europea, quali sono le possibilità della nuova programmazione europea e quali sono poi brevemente delle misure che possono interessare direttamente i cittadini e quindi come accedere direttamente ai finanziamenti. Dunque, iniziamo da che cos'è l'Europa. L'Europa, come sapete, viene istituita nel 57 con il Trattato di Roma, dopo un periodo di acceso scontro bellico che ha portato ovviamente tutti gli stati dell'Europa ad essere interessati da questa guerra, che ha portato tutti contro tutti, e quindi già il fatto che degli stati precedentemente interessati da questo conflitto si sedessero attorno ad un tavolo per ragionare di una politica comune è un evento veramente rivoluzionario. E quindi con il Trattato di Roma viene fondata l'embrione della comunità europea, che si sviluppa poi nel tempo con l'atto unico europeo, dove per la prima volta viene messo nero su bianco che l'Europa è interessata anche a e soprattutto a che questa integrazione non fosse solamente territoriale e politica, ma fosse un'integrazione di tipo economico e sociale, soprattutto sociale. Quindi si dice che si dà fondamento a quella che noi chiamiamo la politica regionale europea, cioè una politica che porti tutti gli stati ad avere un livello di sviluppo quanto più vicino possibile, perché noi assistiamo nella formazione dell'Europa a questo polo di sviluppo abbastanza forte dei paesi della Germania, della Francia e del nord Italia, che ha una distanza fortissima poi con gli altri paesi dell'Europa, soprattutto poi con l'evoluzione che poi vediamo dopo con il processo di allargamento. Quindi io direi di andare subito alla politica regionale. Quindi la politica regionale in un primo momento, quindi l'Europa si interessa a queste aree deboli che vengono individuate in questa prima carta, come vedete la carta le aree in rosa sono le aree individuate come le aree più in ritardo di sviluppo. Ovviamente queste sono i primi paesi dell'Europa. E quindi le disparità regionali non erano considerate tra le questioni più urgenti nel processo di Costituzione europea, sia per la parziale omogeneità della situazione economica degli Stati membri, sia per l'impresa imperante delle teorie economiche neoclassiche, che sostenevano che il polo di sviluppo avrebbe avuto un effetto leva sugli paesi in via di sviluppo e quindi avrebbe portato ad una naturale omogeneizzazione di tutta l'economia europea. Quindi gli interventi si concentravano in una prima fase su finanziamenti diretti alla forza lavoro, i finanziamenti ai grandi interventi di sviluppo regionali attraverso i prestiti a sostegno delle grandi strutture industriali e le infrastrutture. Soprattutto le infrastrutture occupano un momento di grande importanza in questa fase, perché appunto dotare l'Europa di infrastrutture permetteva di rendere i territori più vicini tra loro e quindi di agevolare il commercio e di agevolare anche l'industria e la localizzazione industriale in quei territori. E infatti nella prima politica regionale, anche quella italiana, il problema delle infrastrutture era il problema principale. Come vedete, questa è una foto che a me piace molto, perché fa vedere le due politiche regionali, quella della Cassa del Mezzogiorno, che è quella italiana, e quella ovviamente finanziata dai fondi europei, che è quella europea.
In Italia noi abbiamo già nella Costituzione il fondamento della politica regionale, dove si legge che lo Stato deve promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio delle loro funzioni. Lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. Questo è quanto dice la Costituzione italiana. Per quanto riguarda invece la... questo è la... è l'Europa. Mentre invece nella Costituzione italiana si dice che la politica di coesione è l'unica che si indirizza in maniera esplicita a ridurre le disparità economiche e politiche all'interno del territorio comunitario e in questo modo agisce in termini di una politica specifica che è riferimento al trasferimento di denaro tra Paesi membri attraverso il budget comunitario con lo scopo di sciogliere, di sostenere la crescita e lo sviluppo attraverso investimenti in persone e in capitale fisico. Ok, questa è quella dell'Europa. Scusate un attimo perché io ho qui una presentazione che non vedo niente, quindi devo fare una presentazione diversa. Ok, così, così vedo meglio. Scusate l'interruzione. Ok, quindi abbiamo, ripetendo, abbiamo all'inizio... nella Costituzione italiana quindi abbiamo il fondamento che dice che l'Italia deve essere comunque aiutata nel suo sviluppo, perché all'interno dell'Italia ovviamente ci sono delle situazioni divergenti dal punto di vista socio-economico. Abbiamo avuto sempre il mezzogiorno dall'inizio e il nord Italia che invece aveva uno sviluppo più accelerato e più vivace, più simile invece allo sviluppo del nord Europa. E quindi la soluzione a questa politica di coesione è la Cassa del Mezzogiorno, che sicuramente conoscete tutti quanti. La Cassa del Mezzogiorno ha avuto delle fasi di sviluppo. La prima fase è quella del suo massimo splendore, possiamo dire, perché è una fase in cui l'Italia si trova ad affrontare veramente queste situazioni di forte differenza tra nord e sud e per porre fine, per diciamo, cercare di accelerare lo sviluppo del sud Italia, si cerca di dotarla delle infrastrutture che sono ovviamente mancanti e queste sono infrastrutture di tipo di trasporto oppure bonifica, acquedotti, risanamento di alcune aree montane, sono delle infrastrutture che cercano di allineare lo sviluppo del mezzogiorno allo sviluppo del nord. Però in questa prima fase si fa tutto sempre nel rispetto del territorio e soprattutto c'è un'efficienza della Cassa del Mezzogiorno che ha portato a fare grossi investimenti anche in poco tempo, mentre invece la seconda fase è quella più dannosa, quella in cui inizia un processo di degrado del territorio, perché il Mezzogiorno viene inteso come un'unica area senza differenze e soprattutto un'area che deve il suo sottosviluppo al fatto che non è un'area industriale. Proprio per questo, ci sono problemi? Allora, proprio per questo che cosa si cerca di fare? Si cerca di collocare le industrie nel mezzogiorno, attraverso una politica industriale forte e massiccia, con investimento in delle infrastrutture industriali pesanti e che sono collegate a un reddito immediato e veloce e sono quelle che sono collegate al siderurgico e quelle collegate al petrolio. Quindi noi abbiamo degli esempi molto forti sul nostro territorio che sono appunto collocati tutti in Puglia e sono, lo sapete? Vediamo se lo sapete, vi ho messo pure le foto. Cerano, Pietralchia e l'Ilva. Quindi queste due imprese devono la loro collocazione proprio ad incentivi che lo Stato dava per la collocazione in queste aree depresse.
con delle conseguenze che sappiamo benissimo, perché appunto queste imprese erano prima di tutto imprese che non nascevano dal nostro territorio. Dite, queste non nascono da nessuna parte, però comunque il comando, la proprietà di queste imprese e quindi anche i redditi ovviamente andavano in altre zone, mentre invece nella nostra zona hanno solamente preso occupazione poi neanche specializzata, che quindi ha portato delle conseguenze dal punto di vista sociale molto forti, perché ha distrutto la piccola e media impresa, la piccola e media imprenditoria e soprattutto dal punto di vista ambientale ha creato degli impatti che sono stati deleterei. Perché le emissioni, ora stiamo iniziando a scoprire i risvolti di queste emissioni che dagli anni 60 stanno bombardando il nostro territorio, però sono delle emissioni fortissime con degli impatti che non riusciremo ad eliminare per molti anni. Oltre a questo tipo di impatti negativi sul territorio, quindi, che sono rilevanti e che ci toccano da vicino, in questo periodo inizia la cassa del Mezzogiorno inizia a funzionare male, c'è qualcosa che non va, perché appunto era uno strumento che gestiva troppi soldi e quindi è stato ovviamente oggetto di interessi e politici molto importanti per attivare quel solito clientelismo politico al quale il Mezzogiorno è abituato da sempre, e quindi in questa fase dal 67 al 76 la Cassa del Mezzogiorno viene controllata sempre di più dal potere politico centrale. C'è un comitato dei ministri che controlla ed è sottoposto anche all'approvazione della Presidenza del Consiglio, che attraverso delle leggi stanzia poi annualmente i finanziamenti. Quindi questo che cosa vuol dire? Primo, c'è una forte ingerenza politica nelle decisioni della Cassa del Mezzogiorno. Vengono anche deviati alcuni meccanismi finanziari, perché la Cassa del Mezzogiorno a un certo punto diventa supera quelle che sono le selezioni che vengono fatte dagli istituti di credito e passa direttamente a una discrezionalità politica, che decide quindi i prestiti da effettuare alle imprese, a quali imprese, dove, come e quando. Quindi questa discrezionalità politica ovviamente viene manomessa, viene deviata, e la Cassa del Mezzogiorno diventa una cassa appunto per dispensare favori e soldi a pioggia, senza una strategia di intervento che fosse globale, coniugata e declinata sul lungo periodo. E quindi l'ultima fase che vede chiudere la Cassa del Mezzogiorno nell'84 è quella di una estrema dipendenza dal potere politico e di una collusione nei sistemi di appalto pubblico e anche ovviamente con la mafia. Quindi nell'84 finalmente la Cassa del Mezzogiorno viene soppressa e viene istituito nell'86 l'istituzione del Dipartimento del Mezzogiorno. Perché vi ho spiegato questo? Perché vi volevo fare capire come mai uno strumento così forte e uno strumento così importante dal punto di vista delle risorse non avesse funzionato in Italia. C'erano ovviamente una macchinosità delle procedure, un'inefficacia dei singoli strumenti, la mancanza di un quadro strategico efficace. Poi soprattutto, questa è una cosa che ora vedremo più nel dettaglio durante tutti gli anni che ho analizzato, c'erano delle politiche di top down, cioè dall'alto verso il basso. Dall'alto verso il basso si cercava di applicare delle politiche standardizzate, e considerando i territori tutti uguali, il Mezzogiorno è in ritardo di sviluppo ovunque, sempre allo stesso modo, e quindi ovunque, sempre allo stesso modo, ha bisogno delle stesse politiche. E soprattutto le regioni in questi processi di sviluppo non avevano
nessun potere decisionale, non potevano dire la loro, non potevano esprimersi in alcun modo, tranne nell'ultimo periodo, però comunque con delle condizioni marginali. Le politiche che favorivano la localizzazione delle imprese erano esterne, annientavano la qualità sociale, favorivano la dipendenza della comunità locale senza creare sviluppo, perché è questo che la Cassa del Mezzogiorno ha creato in noi. Ha creato una cultura della dipendenza dall'assistenza. Quindi l'assistenza, siamo diventati un territorio assistenziale, non abbiamo sviluppato una mentalità di impresa, di crescita, di sviluppo, cercando di investire sulle nostre risorse. Questo ha portato a un impigrimento anche del cittadino, perché il cittadino ovviamente in conseguenza di queste logiche è stato afflitto da quello che possiamo chiamare il vittimismo storico, una sorta di piaga sociale, perché ci ha obbligato, ci ha abituato alla passività, a non reagire a quelle che sono state, per esempio, le cattedrali nel deserto o questi impianti mostruosi che si sono collocati nel nostro territorio, perché nel nord non c'era più spazio per imprese di questo tipo. Ma soprattutto ci ha abituato appunto a questi incentivi automatici e generali e a un'estrema dipendenza dal settore pubblico, che ha distorto i comportamenti macroeconomici, ha creato dipendenza ostacolando la formazione di un'imprenditoria locale. E poi questo sistema clientelare che, diciamo, non ha favorito la cooperazione tra pubblico e privato, che invece si è sviluppata molto nel nord Italia e ha poi portato a degli esempi di molto importanti di sviluppo. Quindi, allora, qui siamo nell'84, ok? Nell'84 la Cassa del Mezzogiorno viene soppressa, nell'86 viene istituito quel Dipartimento per il Mezzogiorno, però la situazione è questa, che negli anni 80 le regioni non avevano nessun potere, non avevano capacità decisionale, non erano abituati ad intervenire e a gestire delle risorse pubbliche che venivano sul loro territorio e tantomeno a programmarle. All'interno di questo scenario, che dovete ricordare bene, si inserisce poi la politica di coesione, la politica regionale europea, che invece chiede proprio alle regioni di programmare il proprio sviluppo e di programmare il proprio futuro. Quindi, come funziona l'Europa, diciamo? Da dove vengono questi soldi, soprattutto? Non so se ve lo siete mai chiesto, da dove provengono i soldi dell'Unione Europea, che copiosi arrivano. Da dove vengono? Allora, come vedete nella torta, la parte più importante, questa, è la parte che è il contributo diretto di ogni Stato membro al bilancio dell'Europa. E questo contributo viene calcolato in proporzione al proprio reddito, nel senso che viene destinata all'Europa, all'Unione Europea, l'1% del proprio reddito nazionale lordo. Okay? L'1%, ci sono poche eccezioni, c'è, per esempio ci sono alcuni stati che danno una quota forfettaria, altri che hanno una correzione del bilancio, come per esempio gli Stati Uniti, il Regno Unito. Il Regno Unito ha una correzione del bilancio stabilita dalla Thatcher, proprio che era il ricatto per entrare in Europa, e poi è rimasta ancora nel tempo, nonostante la situazione economica del Regno Unito sia comunque cambiata. Ma comunque quello che è importante sapere è che il bilancio non è qualcosa di automatico. Ogni anno si stabilisce il bilancio e si decide il bilancio dell'Unione Europea, quindi ogni anno c'è una decisione, tutti si riuniscono, Commissione, Parlamento, si riunisce per decidere questo bilancio, come distribuire le varie fonti, come, da chi, quanto ogni Stato deve dare. Come vedete, quindi la principale fonte di reddito è appunto data dai singoli Stati membri. L'1% non è tanto, non è tanto. Ogni cittadino, diciamo in media,
se volete saperlo, proprio nelle vostre tasche, ogni cittadino dà circa 240 euro all'anno, però. 4 giorni di lavoro. E, però comunque questo vi invita, io lo dico perché voi avete... che ci torna? Voi avete il diritto, voi, di pretendere in cambio, come fanno gli stati nel momento delle contrattazioni, dicono vabbè io vi do l'1%, però noi che ci torna? E allora iniziano a contrattare, vi diamo questo, vi diamo quest'altro, vi diamo quest'altro. Voi dovete, appunto per questo, essere coscienti dei vostri diritti, dei soldi che ci sono, come vengono spesi, e se non vengono spesi bene dovete bussare e dire scusate, qua non state spendendo bene i vostri soldi. Questo è un periodo buono a livello di soldi. non sembra vero, però è così, perché siamo in chiusura della programmazione. Vabbè, non lo anticipo perché sennò poi vi confondo. Ma vi faccio allora, oltre alla tassa che paghiamo, diciamo, per essere membri dell'Unione Europea, quest'1% del reddito nazionale lordo, c'è anche un'aliquota comune sull'IVA di ciascuno Stato. E poi l'Unione Europea ha dei fondi propri che vengono dai dazi doganali e delle loyalty che ci sono sullo zucchero, che comunque sono minima parte, vedete quello in celeste. Il 10%, il 70% viene proprio da questa dal contributo diretto dello Stato. Ora, come vengono distribuito il bilancio, come viene distribuito all'interno delle politiche dell'Unione Europea? Come vedete, la principale voce del bilancio è quella della coesione, cioè delle politiche regionali europee. Sono spese il 44,69% del bilancio è dedicato alla coesione europea, cioè a rendere tutti gli stati quanto più omogenei possibili, più coesi possibili dal punto di vista socio-economico. Il 42% è poi dedicato alla PAC, la politica agricola comunitaria, cioè alle risorse, all'agricoltura, alla pesca, al settore primario, insomma, che da poco ha una percentuale inferiore a quella della politica di coesione, perché finora è stata la principale voce di bilancio dell'Unione Europea. E poi le altre voci sono relative, non ci interessano. E comunque, come, chi gestisce il bilancio? Lo gestisce principalmente, come vedete per il 76% il grafico sopra, la Commissione Europea e gli Stati membri. Quindi la Commissione Europea stabilisce il bilancio annualmente e di raccordo con gli Stati membri si capisce come deve spendere il bilancio. Ora, come si è costituita la politica regionale europea? Si basava, questo è l'inizio, su 5 fondi strutturali, che comunque sono rimasti invariati, cambiano un po' i nomi, cambiano un po' ora l'organizzazione di questi fondi, però comunque sono il principale, è il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il FESR, che è stato istituito nel 75. Questo finanzia praticamente quasi tutto, le infrastrutture che abbiamo detto, gli incentivi alle piccole e medie imprese, gli interventi strutturali. Sicuramente l'avete visto il FESR ovunque, quando vedete quei cartelli con su scritto Europa, cofinanziato con il fondo FESR, sempre. Il Fondo Sociale Europeo, l'FSE, invece, è un fondo destinato più al sociale, inteso come occupazione, sviluppo dell'occupazione, sostegno all'occupazione, alla formazione, quindi questo investe sul capitale umano, è più diretto al capitale umano. E comunque questi due fondi sono i fondi principali della politica regionale europea, affiancati dal fondo di coesione. Solo che il fondo di coesione è destinato proprio ai poveracci, quelli che proprio non hanno quasi niente, cioè quelli che hanno i paesi che hanno un reddito pro capite inferiore al 90% della media europea. Rendetevi conto, la media europea il 90% inferiore. Quindi sono alcune zone dell'Europa che voi potete ben immaginare. Quali sono? Vediamo. Se immaginate? Sono sempre quelli. Noi non ci siamo,
Perché noi siamo destinatari del FESR, che è invece destinato alle zone che hanno un reddito pro capite inferiore al 75%. Quindi pure noi ce la giochiamo, 75% della media europea. Invece quelli del fondo di coesione? Sì, la zona dell'est, bravo, sei preparato, perché questi sono i nuovi, le new entry. E poi c'è quelli storici europei, vediamo i... Portogallo, Grecia, bravo. Seccate tutte. E anche Spagna, alcune zone della Spagna sono destinatarie di questo fondo. E, lo SFOP e il FEOGA, allora il FEOGA è destinato alla PAC, alimenta la PAC, ha due sezioni, orientamento e garanzie, vabbè, ma non andiamo nel dettaglio, e lo SFOP invece è destinato a sostenere le politiche per la pesca. Quindi il... questo è il modo in cui l'Europa divide il suo territorio. Allora, voi sentirete, penso, parlare di zone NUT, la NUT 1, 2 e 3. Solitamente l'Europa, nel momento in cui fa delle elaborazioni statistiche o calcola appunto le politiche da destinare ai singoli territori, utilizza la suddivisione per NUT 2, che sono le nostre regioni. Quindi le regioni sono anche le destinatarie principali della politica europea. Ok, quindi secondo questa suddivisione e secondo anche quei fondi strutturali che abbiamo visto, l'Europa programma ogni 6 anni la sua politica regionale. Ogni 6 anni perché? Perché serve un lasso di tempo abbastanza ampio per fare delle programmazioni, per fare dei progetti più a lungo termine che abbiano un'incidenza effettiva sul territorio. E, in un primo momento la prima programmazione ogni 6 anni è stata fatta nell'89, dall'89 al 93. Allora, ricordiamoci come stava l'Italia dopo la fine della Cassa del Mezzogiorno, che finisce nell'84. Quindi le regioni erano completamente private di ogni possibilità di programmazione, di progettazione del proprio territorio. Mentre invece ora le regioni vengono investite direttamente di questo compito. Alle regioni l'Europa chiede di programmare il proprio sviluppo. Quindi chiede: come volete agire per incrementare lo sviluppo del vostro territorio? Fatemi un programma, vi do i soldi, spendete i soldi e poi ci vediamo. Allora, la divisione dell'Europa avviene in 5 aree obiettivo, che sono l'obiettivo delle zone in ritardo di sviluppo, quelle delle zone più di riconversione industriale, che hanno dei problemi di riconversione industriale, poi ci sono delle zone che hanno problemi fondamentalmente di occupazione. Comunque, come vedete, c'è una leopardizzazione degli interventi. Qua non so se si vede bene. Comunque, le zone in bianco sono quelle che non sono interessate da nessun tipo di intervento strutturale, da nessun tipo di intervento europeo. E ci sono il budget destinato a questo tipo di politica ammonta al 31% del budget comunitario, perché la principale voce del bilancio, come avevo detto prima, era quello destinato alla politica agricola comunitaria. Questo perché? Perché ci sono delle zone molto forti politicamente in Europa, che sono per esempio la Germania e la Francia, che hanno la politica agricola e la loro principale politica, hanno distese enormi di terreno a coltivazione, quindi loro spingevano molto in investimenti di questo tipo. Comunque, queste sono cose che non posso dire forse. Comunque, gli interventi previsti dalla politica strutturale riguardano i tradizionali interventi a favore della costruzione di infrastrutture, la formazione del personale, gli incentivi agli investimenti produttivi. La concentrazione geografica abbiamo visto che è in 5 aree. Il partenariato, questi sono gli elementi fondamentali. Concentrazione geografica, partenariato,
che vuol dire che si deve lavorare in modo congiunto con vari tipi di istituzioni, cosa che prima per esempio l'Italia non era abituata a fare, perché dallo Stato centrale si decidevano le politiche e si attuavano sul territorio, come abbiamo visto prima, non chiedevano neanche alle regioni. Ora invece c'è un tipo di partenariato tra Europa e governo, Europa e regioni. Quindi sia verticale, Europa e governo nazionale e regioni, che orizzontale, tra autorità politiche e forze economiche e sociali. E ovviamente dovevano fare la programmazione degli interventi, il finanziamento e poi dopo il finanziamento la valutazione e il monitoraggio degli investimenti attuati. L'addizionalità che cosa vuol dire? Che l'Europa dava il finanziamento, però anche l'Italia doveva fornire la sua quota di cofinanziamento, quindi le risorse europee sono sempre aggiuntive rispetto a quelle nazionali. E poi la programmazione pluriennale, questa è un'altra innovazione adottata dall'Unione Europea. Come vedete nel grafico potete vedere i principali destinatari della politica di coesione europea, che sono sempre i soliti noti, insomma. La Spagna è la principale, seguita dall'Italia, dal Portogallo e dalla Grecia. Quindi questi sono i principali stati membri e destinatari delle politiche di coesione. Nella seconda programmazione si introducono nuove aree obiettivo. Sempre il territorio viene suddiviso, vengono introdotti nuovi stati, si allarga il territorio, si amplia il numero della popolazione e vengono introdotte altre quattro aree obiettivo. C'è l'istituzione di due fondi strutturali, il fondo di coesione che abbiamo visto e il fondo destinato alla pesca, questo perché entrano in questo periodo anche degli stati abbastanza marginali, cioè marginali, periferici, che hanno delle zone periferiche che sono poco popolate e quindi hanno bisogno di strumenti adeguati. E c'è un aumento del budget destinato ai fondi strutturali che raggiunge il 36% del bilancio. E quindi diciamo raggiunge un po' la PAC, cerca di superare la PAC, ci arriva quasi. In questa fase si assiste ad una maggiore organizzazione della politica strutturale a livello comunitario. E la Commissione delinea delle strategie e degli orientamenti sulla fase di attuazione particolareggiata, nonché sulla valutazione e la sorveglianza. E c'è una maggiore copertura geografica degli investimenti, arrivando fino al 49,8% della copertura totale. Infatti vedete che le zone in bianco sono un po' meno numerose rispetto a quelle che abbiamo visto prima. Allora, nel 99 c'è l'Agenda 2000. L'Agenda 2000 fa una breve rivoluzione della situazione. Perché? Perché ci sta per avvenire nel 2004 avviene un grande allargamento dell'Europa, quella che appunto dicevamo prima, dei paesi dell'est, che sono paesi molto fragili dal punto di vista economico. C'è un aumento anche della popolazione che usufruirà di finanziamenti appunto perché è in una situazione di svantaggio socio-economico e c'è uno spostamento della politica regionale verso est, perché appunto i paesi più bisognosi sono quelli che stanno verso est e quindi di conseguenza la politica regionale deve adeguarsi a quel contesto. E quindi l'Agenda 2000 rivoluziona quella che era la programmazione europea fino a quel momento. E quindi questo è il quadro del 2000-2006, siamo alla terza ciclo di programmazione, no? La popolazione residente in aree obiettive 1 e 2 passa da 40 a 49,9% di persone e le aree obiettivo vengono ridotte, come vedete sono solamente tre, e sono quella rossa è l'area delle regioni in ritardo di sviluppo, poi ci sono quella violetta che vedete sono le regioni in phasing out, cioè che stanno uscendo da questa fase di ritardo di sviluppo, mentre invece le zone blu sono quelle della riconversione industriale, l'obiettivo numero 2, riconversione industriale.
E poi sempre le terze serie obiettive sono quelle di sono quelle più orientate verso il sociale. Vengono introdotte delle iniziative comunitarie per la preadesione, per diciamo, aiutare gli stati che devono aderire all'Unione Europea a dotarsi delle infrastrutture per essere più o meno allo stesso livello, per evitare il trauma dell'ingresso. E il budget destinato alla politica di coesione aumenta fino ad arrivare al 33% del budget totale. Quindi, come vedete qui nel grafico sotto, potete vedere la differenza tra le tre fasi, di programmazione. L'89-93 è quello in blu, poi il 94-99 è quello in rosso e il 2006 è quello in giallo. Come vedete, la dotazione di denaro per questa politica di coesione aumenta vertiginosamente. C'è una maggiore semplificazione delle gestioni, una ripartizione delle responsabilità e delle competenze, si attiva il processo di regionalizzazione, c'è una maggiore autonomia decisionale ai singoli stati membri, molta attenzione viene dedicata ai nuovi stati membri e aumenta il sostegno pro capite nelle regioni obiettivo 1 e diminuisce in quelle dell'obiettivo 2, che si va più verso. Ecco, nel 2004 poi c'è il più grande allargamento della storia, l'abbiamo visto già, che viene poi completato nel 2007 con altri ingressi sempre nella parte dell'est. Quindi il 43% della produzione economica e del 75% degli investimenti è concentrato in quello che viene chiamato il pentagono geografico, che è Londra, Amburgo, Monaco, Milano e Parigi. Questo è il pentagono geografico. Qui si concentra la produzione. Il resto è degrado, no, il resto è comunque sono tutte zone che hanno un ritardo di sviluppo rispetto a questa zona qui del pentagono geografico. Comunque, questo fa capire come la politica europea di coesione sia molto urgente, sia molto importante. Oltre 92 milioni di persone vive in regioni in ritardo di sviluppo. Quindi, questa è la programmazione dell'Italia. Nel 2000, no, 2007-2013, ho saltato un po' di cose. Vabbè, questo è 2007, no, è 2000-2006 sempre. Ho sbagliato il titolo. 2000-2006, infatti. Allora, quindi, come vedete, questi sono le. Allora, qui possiamo vedere i fondi strutturali. Questo microfono è una cosa. Allora, i fondi strutturali. Il FESR, questo blu, è quello che cresce di più in questo periodo. Allora, ma perché cresce? Non è che gli danno più soldi. In realtà, come vedete, questi sono i soldi che l'Italia riceve e che l'Italia è in grado di rendicontare. Che cosa vuol dire? Che l'Italia riceve sempre gli stessi soldi, però non è in grado di spenderli. Perché? Perché ha un problema di fondo che è dato appunto da quello che è la Cassa del Mezzogiorno, l'eredità della Cassa del Mezzogiorno. In più ha problemi legati al fatto che le regioni, come abbiamo detto, non erano abituate a questo procedimento che le obbligava a progettare, programmare come spendere, monitorare e quindi hanno dovuto dotarsi di nuovo personale, di nuove infrastrutture, di una nuova struttura vera e propria, senza pensare che poi alcuni stati non avevano neanche le regioni, le hanno dovute creare apposta per la politica regionale europea, per esempio la Grecia non aveva le regioni, le hanno dovute creare apposta per appunto cercare di infrastrutturare tutto il territorio europeo allo stesso modo e creare questi organi di gestione. Un altro problema era dato appunto dalle competenze. La competenza della gestione delle politiche comunitarie dipendeva da vari tipi di ministero. Il Ministero dei Trasporti si occupava delle infrastrutture per il trasporto, il Ministero per le Finanze si occupava di alcuni interventi infrastrutturali, era tutto diversificato, mentre invece
E questo portava a rallentamenti, a una burocratizzazione esasperata e portava ovviamente a decorrere i tempi. Non riuscivano in tempo a rendicontare e quindi perdevano i finanziamenti. Questo è il motivo per cui all'inizio l'Italia si mette molto molto male, sta proprio in coda alla classifica degli stati che rendicontano, che sono in grado di rendicontare tutte le spese. Mentre invece c'è un miglioramento nel 2007-2013 perché, prima di tutto, abbiamo nel 2001 una cosa molto importante, 2000-2001, la riforma del titolo quinto della Costituzione, che, come sapete, dà alle regioni piena autonomia. Quindi le regioni diventano le responsabili di tutte le politiche nazionali, tranne alcune ovviamente, la difesa, la rappresentanza nazionale, eccetera, quelle sono di competenza esclusivamente nazionale, ma per il resto le regioni hanno piena autonomia di decisioni e di legiferare e quindi sono degli organismi a sé stanti, diciamo. Infatti, vabbè, quello poi è il risvolto della medaglia, c'è sempre il ovviamente. E quindi in questo momento questo decentramento amministrativo porta a dare maggiore responsabilità alle regioni. Ci sono due cicli di programmazione che abbiamo visto che hanno permesso di, diciamo, rodare un po' il carro, di far funzionare meglio le cose. E quindi da questo momento in poi l'Italia inizia a funzionare. Inoltre c'è anche l'istituzione del Dipartimento deposto proprio al monitoraggio e alla gestione dei fondi strutturali, proprio che fa a capo alla Presidenza del Consiglio, e viene istituito nel 2000, proprio da poco, nel 2010, viene istituito questo Ministro per la politica di coesione europea, che è un ministro senza portafoglio, però comunque prima c'era il Dipartimento per la coesione che era guidato dal direttore della Banca d'Italia, Barca, Vizio Barca, e poi ora si è trasformato, lo vediamo poi più avanti, che è diventato un pochettino più strutturato e ha permesso di facilitare molto le cose, insomma di andare molto più veloce nelle procedure, soprattutto di avere una visione d'insieme dei fondi strutturali, di come organizzarli, di come diversificarli poi sul territorio. Allora, nel 2000-2006 la Puglia ha assistito a un periodo di massimo splendore, nel senso che ha iniziato a ragionare meglio nella gestione di questi fondi strutturali e ha iniziato quella che viene chiamata la negoziazione programmata, a gestire i fondi strutturali non come degli interventi spot o degli interventi a pioggia, ma degli interventi più strutturati, in grado di essere gestiti da più enti territoriali messi insieme. Quindi si cercava di fare sistema, si cercava di mettere insieme più enti territoriali che avessero la stessa, più o meno la stessa natura, per cercare di gestire al meglio il territorio. E quindi, come vedete, questi sono per esempio i progetti integrati di settore che vengono finanziati su vari assi del POR, sistemi locali di sviluppo, risorse naturali, risorse culturali e città, proprio per gestire meglio il territorio. Sicuramente li avete visti nei cartelli PIS, sono il PIS turistico, culturale, barocco pugliese, turistico, culturale, normanno, svevangioino, turistico, culturale, habitat rupestre, cultura, ambiente, sud Salento, cultura, ambiente nel Gargano. Vedete che sono una mappa geografica, insomma, sono localizzati abbastanza in maniera abbastanza omogenea, tranne quello normanno svevangioino che riprende un pochettino logiche diverse. A questi si affiancano i PIT, che invece hanno più un indirizzo verso l'economia, lo sviluppo economico e lo sviluppo delle imprese. E come vedete anche qui le risorse, la dotazione delle risorse è abbastanza importante. Questa il grafico a torta fa capire dove si sono localizzati maggiormente questi fondi. E poi c'è la conclusione di questo periodo, l'area vasta,
che sono anche qui delle aree territoriali più omogenee, che sono diversificate per provincia, con delle risorse anche abbastanza importanti da destinare a vari interventi, che sono interventi sempre di natura culturale, di natura strutturale, recuperi, restauri, e anche più diversificati, come la creazione di itinerari, percorsi fruibili, eccetera. Ok, e mi dovete dire se volete fare una pausa, non lo so, o se vogliamo continuare, perché io posso continuare... Volete fare una pausa? Andiamo un po' più avanti? Facciamo una pausa? No, perché poi non vorrei perdervi. Ricominciamo. Bravo. Allora, ricominciamo. Io vi volevo dire una cosa prima di ricominciare, che se avete delle domande da fare durante la presentazione, fatela tranquillamente, interrompetemi, non aspettiamo la fine, perché poi magari vi dimenticate pure le domande. Quindi, mentre se avete qualcosa da chiedere, interrompete pure. Allora, ora vi dico come si svolgerà fino alla fine l'intervento, perché abbiamo un'ora. E possiamo decidere anche di cambiare eventualmente a seconda delle vostre esigenze e dei vostri interessi. Ora ci rimane tutta la parte della politica di coesione del 2007-2013, cioè quella che si è appena conclusa. Dopodiché faremo un excursus per capire quale sarà quella lì, quella futura, quindi come si svilupperà la programmazione futura, quindi 2014-2020, con un focus sulla strategia Europa 2020, che è quella che guida la nuova programmazione. E poi vi dirò quali sono le possibilità di finanziamento destinate proprio ai cittadini, cioè nel senso come voi potete accedere a questi soldi. Ci sono i soldi, ma come si prendono? Andiamo direttamente lì? Lo sapevo, lo sapevo. Cioè, ci sono delle possibilità, cioè alcune possibilità, non tutte, perché sennò saremo qui a parlare. Vi do degli strumenti per vedere queste nuove queste forme di finanziamento. Poi, se volete, possiamo fare, come dicevamo prima, un breve, proprio brevissimo, una pillola di lezione su come costruire un progetto, se siete interessati. Sì. Siete tutti interessati? Ok, perfetto. Ho sbagliato intervento, dovevo fare tutto su questa cosa. Va bene, allora cambiamo in itinere. No, non è che li abbiamo perduti tutti, però potevamo fare meglio. Ora, questa parte qui della politica regionale è quella dove siamo andati meglio di tutti, siamo andati benissimo, però possiamo fare ancora meglio. Ora vi spiego brevemente come funziona, anche perché se non sapete com'è la futura programmazione è inutile che vi spiego quelle altre cose. Allora, quindi nel 2007-2013 le cose si sono semplificate tantissimo. Vi ricordate, c'erano 9 aree obiettivo, ora le aree obiettivo sono solamente 2, e sono quella della convergenza, le aree convergenza sono quelle in rosso, sono quelle in ritardo di sviluppo, e le aree invece che sono chiamate competitività e sviluppo regionale, che sono quelle aree che
non hanno problemi di sviluppo economico, socio-economico, ma che hanno altri tipi di problemi, tipo la riconversione industriale o comunque i problemi legati al lavoro. E ora, guardando questa carta, voi subito mi dovete dire la novità di questa nuova politica regionale. Perché salta all'occhio? Qual è la novità? Sì, allora il territorio è molto più vasto perché abbiamo detto che c'è stato l'allargamento, no? In due fasi, 2004-2007, quindi abbiamo tutti questi bei paesi dell'est che fanno parte dell'Europa. Però c'è un'altra cosa che dovreste notare. L'uniformità è dovuta a che cosa? Ha detto, c'è un'uniformità dell'area blu, c'è un'uniformità dell'area blu, perché l'area rossa era sempre rossa, tutta rossa, sempre la stessa, è rossa, e l'area blu è tutta uniforme perché non ci sono più i punti bianchi, cioè le zone non interessate dai finanziamenti dell'Unione Europea. Vabbè, la Svizzera non è Europa, quella lascia la perdere. Quella proprio per la calca un buco qua, non c'è niente. E quindi tutti i paesi dell'Unione Europea, indipendentemente dal loro livello di sviluppo, dal loro grado di sviluppo, sono interessati da finanziamenti europei. Tutti prendono soldi, ma non solo, non è solo una questione di soldi, è una questione proprio di Europa. Ora l'Europa è ovunque, nel senso che l'Europa è intesa come un progetto globale di sviluppo, che non interessa solamente i singoli territori, le singole aree che hanno un problema, oppure magari che non hanno un problema. Interessano tutto il territorio, che insieme deve essere pensato e progettato per proporre uno sviluppo più omogeneo, più a lungo termine. Quindi vedete, le aree, l'Europa è tutta interessata dai finanziamenti. Ovviamente i finanziamenti principali vanno alle zone dell'area convergenza. Effettivamente questa torta vi fa capire la quantità di finanziamento che è data a quell'area, che è il 70, in milioni. 200 milioni di euro. Quindi vedete che la politica, sì, sarà l'80%, la gran parte è destinata ai paesi convergenza. Ovviamente però c'è un cambiamento anche dal punto di vista dei paesi convergenza, perché come vi ho detto che si calcola il criterio di accesso ai finanziamenti sulla base del reddito pro capite, no? Quindi il reddito pro capite si calcola sommando e dividendo, no? Questa è la base. Se si sommano e si dividono poi dei paesi che hanno un reddito pro capite bassissimo, ovviamente la media cambia, no? Cambia la media dei paesi e cambia anche la distribuzione dei finanziamenti, che viene orientata più verso questi paesi. Quindi si diceva prima, ora che arrivano i paesi dell'est finisce tutto, non ci saranno più soldi, lo dicono sempre pure per il prossimo, la prossima programmazione, saranno gli ultimi finanziamenti. Non è vero, non saranno gli ultimi finanziamenti, né cambierà niente per noi che siamo in ritardo di sviluppo. Speriamo di uscire da quest'area, però comunque i finanziamenti ci sono lo stesso, solo che c'è un'esigenza di ottimizzare i finanziamenti, di spenderli in modo migliore. E quindi la politica della territorializzazione è una politica che cerca appunto di ottimizzare gli impatti di questi finanziamenti. Mentre invece un'altra innovazione è quella del terzo obiettivo, che lì non si vede, perché è l'obiettivo cooperazione transnazionale. Questo è in realtà un'iniziativa comunitaria che si chiama Interreg, l'avete sicuramente sentita nominare. L'iniziativa comunitaria Interreg è un'iniziativa che mette in collegamento a livello transnazionale, transregionale, tutti i paesi che sono comunque paesi di confine, aree di confine, e quindi permette di cooperare tra aree che sono comunque distanti, separate da qualche confine, che poi i confini sono delle pure entità amministrative, quindi ci sono dei territori che comunicano, che sono naturalmente vicini e possono comunicare e sviluppare questa comunicazione. Questa comunicazione
ha avuto talmente tanto successo come iniziativa comunitaria che si è trasformata in un'area obiettivo. Quindi i finanziamenti sono sicuramente inferiori a quelli destinati alle prime aree, due aree obiettivo, infatti sono il 2,5% delle risorse della politica regionale, però comunque sono 7,75 miliardi di euro che non sono poche. E noi siamo un'area di confine, non so se lo sapete, siamo quest'isola che abbiamo come vicini paesi interessanti, oltre la Grecia che è il nostro tradizionale partner in questo tipo di scambio, abbiamo insomma tutta l'area del Mediterraneo con cui confrontarci, quindi per noi è molto interessante, questo è un tipo di finanziamento a cui possiamo accedere anche come cittadini, come associazioni per esempio, o comunque possiamo metterci in collegamento con qualche ente pubblico e proporre qualche progetto di cooperazione transnazionale che sono facilmente accessibili, insomma, facilmente sempre nei limiti, però comunque sono accessibili. Allora, gli obiettivi ora sono, quindi abbiamo detto tre, no? Questi obiettivi sono finanziati sempre dagli stessi fondi. Vi ricordate i cinque fondi strutturali? Solo che ora i fondi strutturali non sono più cinque, sono tre. Nel senso che gli altri, quello della pesca e quello dell'agricoltura, continuano a rimanere, però vengono inglobati a finanziare semplicemente quella che è la PAC o comunque le politiche di settore. Quelli che sono definiti fondi strutturali, cioè fondi dedicati alla politica di coesione, rimangono tre, e sono il FESR, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo e il Fondo di Coesione. Ora, questi tre fondi, ovviamente il Fondo di Coesione si può usare solo dove... Si può usare? Dove si può usare? No, il fondo di coesione, quello destinato ai paesi con un reddito pro capite inferiore al 90%, no? Quindi non tutti, anche se siamo convergenza, non tutti ce l'hanno. E, quindi all'obiettivo convergenza sono destinati questi due fondi, il FESR e il Fondo Sociale Europeo. Mentre invece, il fondo di coesione quando si può, all'obiettivo competitività regionale e occupazione, tutti e due i fondi, e alla cooperazione territoriale, questa, il FESR, solamente il FESR. Ora, come si usano questi fondi? Nel senso che finanziano sì queste aree obiettivo, ma in che modo? Ve lo faccio vedere subito perché non ha senso aspettare. Allora, andiamo all'Italia, poi torniamo magari indietro. Aspetta, qua non so dov'è, eccolo. Allora, funzionano in questo modo. L'Europa fa un documento che si chiama Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, nel quale viene descritta la situazione generale dell'Europa e vengono descritte le principali esigenze dell'Europa. Cioè l'Europa ha deciso, soprattutto a seguito di Agenda 2000, della strategia di Lisbona anche, di investire di più sulla sostenibilità. Sostenibilità vuol dire un impatto di tipo ambientale quanto più ridotto possibile. Quindi basta alle grandi industrie con forti emissioni di carbonio, quindi basta a quegli impianti altamente inquinanti e basta soprattutto con quelle politiche che non tengono conto delle realtà territoriali. Quindi questo è l'indirizzo dell'Europa, quindi studiare prima il territorio e poi decidete qual è la prospettiva di sviluppo più in linea con quello che è il territorio. Quindi sviluppo sostenibile nel senso zero emissioni di carbonio, comunque non industrie inquinanti, magari energie alternative, eccetera. Poi soprattutto investire nel capitale umano, quindi forte professionalizzazione, formazione di qualità, eccetera. Ovviamente ricerca, sviluppo, eccetera, sono una serie di indicazioni che l'Europa dà in linea con la strategia di Lisbona, che vi dovete andare a studiare a memoria se volete fare progetti soprattutto, ma più che la strategia di Lisbona ora c'è un'altra strategia di alto livello che si chiama Europa 2020,
Questa Europa 2020 ve la dovete imparare a memoria, proprio a memoria, e seguire tutte quelle che sono le indicazioni, ma la vediamo più avanti. Ora, ovviamente nel orientamenti strategici comunitari in materia di coesione non c'è Europa 2020, perché è da poco che l'hanno fatta per la nuova programmazione, ma c'è la strategia di Lisbona, quindi tutti gli obiettivi sono commisurati a questa strategia di Lisbona, gli obiettivi che vuole raggiungere l'Europa in materia di sostenibilità. E quindi fa questo documento generale e lo inoltre a tutti gli stati membri. Tutti gli stati membri se lo studiano, se lo imparano a memoria, si studiano il proprio territorio e sulla base delle esigenze del proprio territorio fanno un altro documento che si chiama quadro di sostegno nazionale. Questo quadro di sostegno generale, nazionale è anch'esso generale, si adatta all'Italia ovviamente, con tutte quelle che sono le esigenze dell'Italia, i problemi di sviluppo, eccetera, c'è sempre il Mezzogiorno che ha una vasta parte di tutto il documento. E questo documento da chi è fatto? È fatto da una serie di organismi, di istituzioni. Vi ricordate il partenariato sia orizzontale che verticale? Tutti devono lavorare insieme per produrre questo documento, che si basa quindi sul documento strategico nazionale preliminare, sul documento strategico regionale. Tutte le regioni elaborano dei propri documenti e le linee per il nuovo programma Mezzogiorno. Questi sono tre documenti che sono stati realizzati separatamente da questi vari enti, che poi si mettono a dialogare e formano insieme questo documento strategico nazionale. Sulla base di questo poi vengono elaborati i programmi operativi. I programmi operativi che cosa sono? Sono i famosi POR antichi. Ora questi sono programmi operativi, non sono più programmi operativi regionali. Perché sono fatti per le singole regioni, ogni regione ha il suo, però ora sono monofondo, erano monofondo, ora è cambiato di nuovo. Sono monofondo in questa fase qui, nel senso che ci sono programmi operativi regionali POR, ce ne sono 21, uno per ogni regione, 21 finanziati dal FESR e 21 finanziati dall'FSE. Sembra la ferrovia del Fondo Sociale Europeo, okay? Quindi le regioni questi li fanno loro sulla base della SWOT analysis, cioè dell'analisi dei punti di forza, delle debolezze, delle minacce, delle opportunità della regione. Fanno questo programma nel quale dicono: noi abbiamo questi problemi, abbiamo bisogno di tanti soldi per risolvere questo problema. Okay? Abbiamo bisogno di investire 6 milioni sulla città, 2 milioni sulle infrastrutture, eccetera. Quindi qui viene deciso tutto il piano. Questi, i due POR, sono ovviamente integralmente visibili nel sito della Regione Puglia. Voi li potete vedere tutti, potete scaricarvi tutto il materiale, come tutto il materiale che vi ho detto prima. Tutti questi materiali sono tutti scaricabili, perché una delle principali innovazioni che l'Europa ha portato sui nostri territori è proprio la trasparenza. Noi possiamo avere accesso a tutti i documenti, bilanci, programmazioni, eccetera. Quindi possiamo monitorare sia quello che hanno dato come dotazione, sia quello che hanno speso. Quello che hanno speso si può vedere su un sito che è importante, che si chiama Open Coesione, che è un sito del Dipartimento per lo Sviluppo e per la Coesione. Questo sito fa il monitoraggio di tutte le spese che sono state fatte e certificate dalle singole istituzioni, da chi sono state spese, come sono state spese e su quale finanziamento. Poi abbiamo i programmi interregionali nazionali, i POIN, che sono due programmi, mi sembra, uno è per la sicurezza e l'altro per l'istruzione, che sono di cooperazione tra varie regioni, e poi programmi operativi nazionali, i PON, questi li avete sentiti sicuramente, c'è quello sull'istruzione che finanzia le nostre scuole e permette di dare un supporto alla didattica, e poi ce ne sono altri, questo invece no, sbagliata, questo è sui beni culturali, sicurezza e beni culturali mi sembra, e poi ce ne sono tanti altri che sono 5 del finanziario del FESR e 3 dal Fondo Sociale Europeo. Ok, così è come funzionano. Quindi, come vedete, il momento della concertazione, della programmazione è più esteso perché riguarda molti enti e infatti inizia molto tempo prima del lancio della programmazione. Ora, per esempio,
e finisce anche molto tempo dopo. Ora siamo nel periodo 2007-2013, ok? Però l'Italia, come tutta l'Europa, ha tempo fino al 31 dicembre 2015 per spendere tutti i soldi della programmazione precedente. Ok? Quindi questo è un bel momento, questo, per questo vi dicevo, questo è un bel momento, perché devono spendere, devono liquidare tutti i soldi che gli sono rimasti, se no lo perdono tutto. Se non spendono, perdono i soldi. Okay? Questo è il dramma che ha interessato finora l'Italia. Il fatto che per lungaggini amministrative, perché appunto ci sono vari passaggi, tantissimi, poi c'è questo, prima anzi era ancora peggio, c'era il complemento di programmazione, il quadro comunitario di sostegno, poi c'era di nuovo il complemento di programmazione, cioè si allungavano tantissimo e quindi non riuscivano a rientrare nei tempi. Ora invece è molto più snello, infatti vi volevo fare vedere come, eccoci qua, come siamo messi abbastanza bene, nel senso che questa è la capacità di spesa dell'Italia. Come vedete, questi qui, questi asterischi che vedete qui sono il target nazionale, gli obiettivi nazionali, e gli obiettivi comunitari invece sono questi pallini qui. Noi siamo messi abbastanza bene, nel senso che abbiamo rendicontato il 52,7% del totale delle spese. Cioè abbiamo raggiunto il target nazionale ampiamente, che era il 49,7%. E abbiamo raggiunto anche il target europeo, solo che siamo nel 2013 e ci abbiamo il 52,7% delle spese rendicontate, cioè vuol dire che ci manca un altro 50% quasi. Quindi ci mancano 2 anni per spendere metà delle risorse che avevamo impegnato nel 2007-2014, capite perché è un bel momento questo? Devono spendere. Quindi andiamo a vedere un po' come sono allocate le risorse. Allora, vi volevo fare vedere. Questa è la dotazione del bilancio comunitario in percentuale, quello che abbiamo visto prima, il bilancio europeo proprio in generale, indipendentemente dalle spese che vengono fatte. Quindi questo è il bilancio comunitario, come vedete cresce esponenzialmente nonostante tutto, nonostante la crisi. Ecco, appunto, a proposito della crisi dobbiamo analizzare questa slide. Come vi avevo detto, vedi che senza microfono come vado meglio con le mani, c'è bisogno delle mani. Allora, quindi noi abbiamo avuto questo periodo 2006 in cui abbiamo recuperato parecchio, siamo andati molto bene, nel senso che abbiamo iniziato a spendere, abbiamo iniziato a crescere, anche come paese Italia, come paese anche Europa in generale. Dopo è arrivata nel 2008 questa crisi e si è annullato tutto quello che abbiamo conquistato durante tutti questi anni di programmazione europea, perché si sono messe in evidenza quelle che erano i problemi dell'Europa, sono messe in evidenza proprio le debolezze strutturali che erano alla base dell'Europa. Alcuni paesi sono crollati completamente, soprattutto quelli più dipendenti dalle speculazioni immobiliari, dal mercato dell'edilizia, no? Quindi Grecia, Spagna, si sono affossate, Italia ovviamente di conseguenza. Quindi questo che cosa ha significato? Ha significato che si sono annullati i benefici apportati dalla politica di coesione, ma si sono anche indeboliti moltissimo gli stati. E gli stati, come vi avevo detto, sono anche responsabili del cofinanziamento. Cioè i fondi europei, l'Europa ti dà il 50%, ma l'altro 50% lo deve mettere l'Italia. E se l'Italia non ce l'ha, allora si riducono anche i finanziamenti europei. E quindi vedete, questi sono gli stati e questi sono il cambiamento nel cofinanziamento, nel National Public Cofinancing. Abbiamo il Portogallo, per esempio, uno dei paesi IE, che cos'è IE? Come si chiama? Uno di quei paesi baltici? No. Estonia, mi sa. Litania sì, Estonia. Comunque, qui trovate tutti i paesi poveri e non c'è bisogno di spiegarveli uno per uno. Comunque, l'Italia, dove sta l'Italia? Qua è ridotto, non di molto, non pensavo peggio. E Romania, Estonia, insomma, Spagna pure tantissimo, mentre invece i paesi che se ne passano bene hanno aumentato il cofinanziamento e quindi anche le risorse.
Comunque la media europea, vedete, è al ribasso, il cofinanziamento nazionale è diminuito in tutta l'Europa. Ovviamente sono cambiati anche gli investimenti sui vari settori, questi sono i vari settori. Ci sono dei settori che sono cresciuti, per esempio il mercato del lavoro. Di conseguenza, no? Ovviamente, se c'è la crisi, bisogna intervenire nei settori che sono più in difficoltà. Il mercato del lavoro è stato quello che è stato colpito maggiormente, no? E quindi si investe di più nel mercato del lavoro. E anche con Europa 2020, con questa nuova strategia di alto livello, come vi dicevo, si investe molto sul capitale umano. Il capitale umano è la chiave per il successo degli stati, questa è la novità fondamentale. Quindi basta grosse imprese, grandi industrializzazioni, bisogna investire sugli uomini, sul capitale umano, sulla formazione professionale, sulla mobilità anche delle persone all'interno del confine europeo. Quindi vedete, sulla cultura e sociale pure un aumento, sull'ambiente e sulla ricerca e sviluppo. Ricerca e sviluppo, ora sei ingegnere, non so se c'è qualche ingegnere, è il tuo momento, perché proprio la ricerca e lo sviluppo vanno fortissimo, sono proprio i settori che sono principalmente destinatari di finanziamento. Allora, l'Italia nel 2007-2013 ovviamente è una delle, continua ad avere questa macchia rossa della zona di coesione del Mezzogiorno, è comunque il terzo beneficiario più importante della politica di coesione europea dopo la Polonia e la Spagna. Per il periodo della programmazione 2007-2013 sono stati destinati all'Italia 29 miliardi di euro. Dunque, questa l'abbiamo vista, questi sono i... Ah, ecco, qui ci sono i... Ecco, qui ci sono i... Che quelli che non vi sapevo dire prima, i PON, vedete? Governance e assistenza tecnica, istituzioni e ambienti per l'apprendimento, reti e mobilità, ricerca e competitività, sicurezza, governance e competenze per lo sviluppo, mentre invece i coin sono attrattori naturali, culturali e turismo ed energie rinnovabili. Allora, i coin, attrattori culturali e naturali e turismo, è quello che sta andando peggio di tutti. In questo programma abbiamo 2 anni per spendere più della metà di tutta l'intera dotazione. La Puglia è quella che è andata meglio all'interno di questo programma, che ha speso molto di più in questo settore, il settore dei beni culturali. Però comunque questo settore va malissimo e abbiamo, non c'è bisogno che vi ricordi, tutti i problemi legati a Pompei, i grandi progetti legati ai beni culturali, che appunto sono quelli che prendono i finanziamenti proprio da questo settore qui. Allora, questa è la dimensione territoriale dei finanziamenti, dove vengono spesi i soldi principalmente. Allora, questo rosso è la città, quindi il principale fonte di finanziamento, cioè chi prende più soldi alla fine è la città. Poi abbiamo il verde, che ovviamente sono le aree rurali, questo viola cos'è? Ah, le aree scarsamente popolate, bella Svezia questa, vedete, questa è divisa per Stato. Vediamo l'Italia, aree urbane, sembra giusto visto che è la principale, poi vediamo la nuova innovazione. Le aree urbane, poi le aree rurali, questo non è niente, giallo non è niente, solo per riempire i buchi. Ok, quindi vedete che le città sono molto importanti anche come destinatari di finanziamenti, ma comunque l'Italia si sapeva. Allora, questa è l'innovazione per quanto riguarda la gestione. La gestione perché? Perché abbiamo questo nuovo ministro per la coesione, quello che vi dicevo prima.
E il ministro per la coesione economica non ha portafoglio, però comunque dipende direttamente dalla presidenza del Consiglio, però comunque ha sotto di sé il monitoraggio e il coordinamento di questi quattro dipartimenti: il Dipartimento dello Sviluppo delle Economie Territoriali delle Aree Urbane, il Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, il CIPE, e il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica. Quest'ultimo dipende direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico. E poi questi dipartimenti, come vedete, si sviluppano in altrettante direzioni, che quindi, come vedete, moltiplicano le competenze. Però già questo coordinamento unico sotto il Ministro per la Coesione Economica è un grande passo avanti. E infatti, che cosa c'è? La tendenza ad accentrare sempre di più il potere, perché si è capito che le regioni non sono in grado di gestire bene i finanziamenti, e allora lo Stato cerca di controllarle e quindi di entrare, di subentrare nel momento in cui ci sono delle difficoltà di rendicontazione, interviene per guidarle verso la retta via. E quindi infatti c'è il progetto, ma penso che in questi giorni proprio lo stanno istituendo, della trasformazione di questo ministro in un'agenzia che ha dei poteri tecnici immediati, che interviene come una task force, interviene nel momento in cui si vede che le regioni non saranno in grado di certificare tutte le spese, si interviene per porre rimedio, insomma, cercare di limitare i danni.